Presidente Marsiglio, gli stati generali della Via Verde, Costa dei Trabocchi, quali le iniziative per valorizzare ulteriormente questo splendido angolo d'Abruzzo? Beh, noi veniamo oggi a fare il resoconto del fatto che la Regione Abruzzo, su un bene che non è di sua proprietà, perché la Via Verde appartiene come proprietà alla provincia di Chieti, ha investito e continua ad investire decine e decine di milioni, sia per realizzarla come infrastruttura, completarla nei tratti mancanti, intervenire nel caso dell'erosione della costa per difenderla nel futuro dall'erosione della costa e riparare i danni che già si sono verificati in una costa così delicata e fragile, e aggiungo nella promozione, perché abbiamo con la grande partenza del Giro d'Italia 2 anni fa fatto il migliore spot promozionale possibile che si potesse immaginare per lanciare nel mondo intero la bellezza della Via Verde. Ora è tempo che gli enti proprietari, a cominciare dalla provincia, ma anche i comuni, facciano il resto, cioè ci mettano i contenuti, permettano alla Costa dei Trabocchi di vivere. Credo che si debbano cambiare le regole, perché la Costa dei Trabocchi non può essere trattata come un qualunque stabilimento balneare, non è un'attività che inizia a giugno e finisce a fine agosto, ma bisogna ragionare sul fatto che questa è una infrastruttura che dal 1 gennaio al 31 dicembre attira turismo. Il cicloturismo è un grande volano di crescita del territorio e bisogna adeguare regolamenti comunali, provinciali e utilizzo delle superfici a questa vocazione, altrimenti tutto il lavoro fatto, i fondi ingenti che la Regione ha investito, la promozione fatta per lanciare questa splendida pista ciclabile con la sua meravigliosa Costa dei Trabocchi a fargli da cornice, rischia di essere vanificato. Perché nelle stagioni successive abbiamo visto troppo pressappochismo, non sono state ancora acquisite al patrimonio pubblico le stazioni ferroviarie che restano ancora lì ad essere fonte di degrado, non c'è una stazione di sosta, non ci sono servizi igienici permanenti né servizi di ristorazione né di assistenza ai ciclisti, non c'è praticamente poco o nulla di più di quello che non esisteva quando lì ci passava il treno, e non va bene, perché si rischia appunto di disincentivare e di lasciare un retrogusto amaro di chi viene, vede questa meraviglia ma poi vive un'esperienza non del tutto gratificante. Quindi bene questo momento di confronto tra le diverse istituzioni e anche con il mondo degli operatori, con il mondo del privato, bisogna fare passi in avanti importanti e bisogna soprattutto farli subito. La Regione la sua parte l'ha fatta, oggi racconterò e presenterò nel dettaglio l'elenco degli interventi previsti e dei tanti milioni messi a disposizione perché la Via Verde si possa completare, difendere e promuovere. Spero che tutti siano all'altezza di questo sforzo e sappiano fare quello che serve. Però, Presidente, il Presidente della provincia Menna chiede quando arriveranno ulteriori fondi per il completamento della Via Verde, cosa risponde? I fondi già ci sono e la provincia dovrebbe impegnarsi a realizzare gli interventi di propria competenza. Io nel 2019 trovai la Via Verde, che era un cantiere, con il Presidente della provincia di allora che prometteva fra sei mesi lo completiamo. Abbiamo dovuto portare la grande partenza del Giro d'Italia per costringere l'impresa e la provincia a fare un collaudo che è avvenuto solo poche settimane prima che venisse l'organizzazione del Giro d'Italia a prendere in consegna la pista. Quindi noi non prendiamo lezioni da nessuno, ci sono decine di milioni che sono stati finanziati e messi a disposizione di province e comuni, oltre che della Regione stessa per le parti di propria competenza, per completare la pista. I progetti ci sono, è ora che non compete a noi aprire i cantieri, perché questo non lo possiamo fare, non siamo proprietari. Se poi la provincia ci vuole dare la Via Verde perché non è capace di gestirla, ce lo può dire e ne possiamo discutere.